e Supernova hanno ucciso il Movimento 5 Stelle. Supernova hanno ucciso il Movimento 5 Stelle. Supernova hanno ucciso il Movimento 5 Stelle. Ormai ne parlano tutti di questo pamphlet intitolato Supernova, che comincia già a uscire a puntate e che uscirà presto nella sua interezza. E sono due pentastellati dissidenti e che dicono che il movimento pentastellato è stato ucciso dall'alta dirigenza superstellata. Mi pare che si facciano i nomi di mi pare di Luigi Di Maio e Giamba. Di Battista, mi pare. Beh, la notizia la potevate leggere ieri sul Corriere della Sera di ieri e la potete leggere oggi su Il Fatto Quotidiano di oggi. Oggi è 20 settembre 2016 e il 20 settembre del 1870 i bersaglieri entrarono in porta Pia e ebbe fine lo stato della Chiesa. Poi c'è un altro famoso 20 settembre, sono tanti 20 settembre, cioè il 20 settembre 1870, quando i bersaglieri presero a cannonate Porta Pia, entrarono in Roma, ci fu l'occupazione di Roma e Roma diventò la capitale d'Italia. Poi c'è un altro celeberrimo 20 settembre, che il popolo sovrano se lo ricorda di meno, il 20 settembre 1958, quando la senatrice Merlin chiuse i casini, 20 settembre 1958. Io allora avevo 18 anni compiuti, il 20 settembre del 58 io avevo 20 anni compiuti. Beh, e poi c'è il 20 settembre 2016, che sarà famoso perché la stampa, i giornali quotidiani stanno diffondendo la notizia di questo pamphlet politico sociologico che sta uscendo a puntate, ma che uscirà nella sua interezza presto, e in cui si parla dell'assassinio del Movimento 5 Stelle. No. Le notizie le trovate nel riassunto di questo video, e casomai io non riuscissi a mettere il link della notizia in questo video qua, sappiate che la notizia la trovate sul Fatto Quotidiano odierno, che lo potete leggere gratis andando su Il Fatto Quotidiano online. No, il Movimento 5 Stelle non l'ha ucciso nessuno, finché sono vivo io. Finché sono vivo io, il Movimento 5 Stelle sarà sempre vivo. Finché sarà vivo Serafino Massoni, nessuno ucciderà il Movimento 5 Stelle, chiaro? Perché io per il Movimento 5 Stelle sono la via, la verità e la vita. Ah, quanti consigli che sto dando al Movimento Pentastellato, specialmente a Luigi Di Maio, che quando sarà a Palazzo Chigi, quanti consigli, anche alla Virginia Di Maio, dopo tanti consigli. Capito, cari amici? Comunque, quando leggerete sulla stampa o ascolterete in televisione la notizia su questo pamphlet, su questo opuscolo politico intitolato Supernova, e che sta uscendo a puntate, ma che uscirà nella sua interezza a qualche tempo, ricordatevi di Serafino Massoni. Gli autori di questo pamphlet, di questo opuscolo intitolato Supernova, non hanno tenuto conto che c'è Serafino Massoni. E fin quando ci sarà Serafino Massoni, il Movimento Pentastellato sarà vivo e vegeto, finché vengano seguiti i consigli di Serafino Massoni. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.